in compagnia di Marco Scimone, vicepresidente dello Sporting Taormina Calcio. Siamo alla fine, alla conclusione dell'incontro con Franco Baresi e la stampa per la presentazione di un progetto che coinvolgerà i giovani di Taormina e non solo, nel mondo giovanile calcio. Marco, a te la domanda: come nasce questa partnership con il Milan, questo progetto? Allora, tramite i nostri dirigenti, Antonio Bullotto in primis e Sabri Fiumara, e con i contatti giusti che fortunatamente si riescono a creare col Milan, anche perché qualche anno fa eravamo anche una società affiliata al Milan, siamo riusciti ad arrivare a questi Milan Junior Camp, che sono dei camp che involucrano, diciamo, tutti i ragazzi del comprensorio, milanisti e non solo. È importante anche dire questo qua, perché avere il fatto del brand Milan non è perché non si è fa Milan, non è vincolante a chi ti fa Milan. Questa qua è un'idea un po' sbagliata che si è sentito adesso negli ultimi giorni in giro. E il Milan Junior Camp è perché si lavora col brand Milan. Brand Milan si intende come marchio, ma soprattutto come società, perché abbiamo parlando con i capi, con i direttori di questa situazione, si capisce bene che l'ultima cosa che interessa è il brand, ma tanto quanto come e perché lavora la società col vivaio. Si vede infatti negli ultimi anni che, anche se Milan non sta raggiungendo in prima squadra risultati, diciamo, che erano delle aspettative, perché negli ultimi 20 anni veramente in Europa eravamo dominatori, e negli ultimi anni comunque è riuscito a portare in prima squadra tanti giovani. Vediamo quest'anno Donnarumma, un 16enne titolare in porta, che ha un ruolo difficilissimo, forse il più difficile di tutti gli 11 che giocano. Vedi Calabria, vedi De Sciglio, che anche come la Juve porta tanti giovani nel vivaio, e tanti altri giovani che magari non sono in prima squadra nel Milan, ma che sono comunque lanciati nel calcio professionistico, del calcio che conta. Il nostro progetto adesso è solamente di fare un'aggregazione, una cosa per il sociale, dove i ragazzi a questa età comunque si debbano divertire. Lo ricordiamo, l'età, i ragazzi possono partecipare, i ragazzi da 8 a 16 anni. 16 anni, sì, e che comunque a questa età ancora si debbano divertire. Nel divertimento si può iniziare a lavorare sulle basi di qualche ragazzo che si vede in prospettiva, dove iniziare a lavorare, perché per fare il calcio che conta non bastano solamente le qualità, ma conta soprattutto e crearlo il professionista, perché si è impegno, sacrifici e quant'altro. Giustamente, per l'idea adesso che vediamo del giochi professionistico, che bello, però se uno guarda anche, diciamo, dietro le quinte, quei ragazzi hanno 20, 22, 23 anni e fanno poco di quello che fa il 22enne classico, perché è veramente sacrificio quasi per 11 mesi abbondanti l'anno. Allora, per quanto riguarda tutta questa situazione, siamo contentissimi di lavorare con Stefano, perché è veramente un professionista. Abbiamo scelto Franco Baresi come testimonial di questa situazione, proprio perché per noi Franco Baresi, come il Piero deve essere per la Juve, perché parliamo veramente di grandi pilastri, bandiere, uomini, giocatori che hanno dato molto allo sport e al proprio club, hanno unito proprio il cuore, la passione, sono campioni che prima di essere campioni sul campo sono campioni fuori. Che Franco Baresi, come Maldini, come Del Piero, come Zanetti dell'Inter, sono veramente delle persone di cui i bimbi, i più giovani, devono prendere spunto per un calcio che sia calcio più avanti, perché adesso vediamo troppi mercenari, troppe maglie che si cambiano per qualche centinaia di euro. Onestamente diventa un po' squallido per provare così. Io Marco, volevo un attimo ricordare, sì, un attimo il numero di telefono per quanto riguarda le iscrizioni. Allora, intanto oggi è il Bacio Lupo, dalle 5 alle 7 ci sono c'è Antonio Bullotto, il nostro dirigente, con Sabri Fiumara, con i ragazzi con il direttore del Milan Junior Camp. Se no, all'infoline del 348 80 27 370. Io ti avevo un attimino interrotto prima e me ne dispiaccio, ma volevo che tu ricordassi gentilmente le date di questo camping. Allora, il camping si svolgerà dal 3 al 9 luglio. Bene. E viene svolto più o meno dalle 9 della mattina fino indicativamente alle 17 del pomeriggio, e si può usare in due formule: con pernottamento o senza pernottamento. Comunque, questo qua, per tutto l'info, li trovano o al campo o sul sito. Grazie Marco, noi ti auguriamo intanto un buon lavoro e in bocca al lupo per questo progetto, sperando che nei prossimi anni a questa edizione ne seguano tantissime altre. Sicuramente sì. Grazie. Buongiorno.